Eccoci qui al nostro secondo incontro sul tema della didattica a distanza con l'uso delle tecnologie. Nella prima occasione avevamo provato a definire in quale spazio ci stiamo muovendo. Diciamo, sicuramente ci si trova in una situazione eccezionale, sicuramente viviamo tutti un contesto complesso e siamo tutti costretti ad affrontare l'esigenza di progettare una didattica e implementarla in tempi molto brevi. Però volevo comunque dedicare questo nostro incontro al tema della progettazione. Io vedo la progettazione come uno dei momenti fondamentali della didattica, che sono ovviamente la progettazione, la pratica didattica e la valutazione. Non sono necessariamente dei momenti che hanno che rappresentano un percorso cronologico nella didattica, anche se è evidente che la progettazione deve avvenire prima, mentre la valutazione può e deve avvenire durante la pratica didattica, oltre naturalmente ad avvenire in conclusione. Il focus di oggi è proprio sulla progettazione. Perché sulla progettazione? Perché progettando, diciamo, lavorando, scusatemi, con una didattica telematica, il focus veramente, veramente molto importante è proprio sulla fase in cui si progetta l'attività. Passare da una didattica in presenza a una didattica a distanza, attraverso strumenti tecnologici, richiede necessariamente una diversa progettazione. Diciamo subito che richiede una progettazione molto più pesante dal punto di vista del docente, perché mentre nella didattica in presenza il docente può fare naturalmente riferimento alla sua esperienza per dosare la pratica didattica sulla base dei feedback che ottiene dalla sua classe, dagli studenti, sulla base della sua esperienza. E quando il docente si trova a dover progettare un percorso didattico da erogare online, anche se questo percorso prevede dei momenti in sincrono, ossia prevede dei momenti di lezione in cui sono presenti anche gli studenti o dei momenti di confronto, di lavoro insieme in cui puoi ricevere feedback dagli studenti. Non di meno, questi saranno appunto dei momenti e difficilmente avranno la stessa ampiezza temporale che hanno in via ordinaria. E di conseguenza gran parte dell'efficacia della didattica dovrà essere affidata alla progettazione. E non sempre sarà facile deviare dalla progettazione, perché una buona didattica a distanza richiede naturalmente la predisposizione di materiali e di attività. Diciamo, se questi materiali, queste attività non vengono previsti nella fase di progettazione, non è detto che sia così semplice poi improvvisarli e metterli insieme nella pratica didattica, semplicemente perché a volte non c'è il tempo, oppure diventa difficile inserirli in una progettazione già fatta. Questo è, diciamo, in linea generale il tema è uno dei temi chiave della progettazione della didattica online. Cioè, bisogna fare una progettazione che io definisco spesso micro-progettazione, perché non si tratta più di progettare l'attività che si farà in un quadrimestre,
Ma si tratta di fare una micro progettazione che spesso, quantomeno, raggiunge il livello della singola lezione. Quindi bisogna progettare esattamente i contenuti di una singola lezione, o di un gruppo di lezioni. Spesso, si arriva anche alla progettazione delle singole attività che, diciamo, sono, parte della lezione. Non è detto che tutte le lezioni siano composte di microattività, ma spesso nella pratica didattica telematica online risulta utile predisporre almeno su alcune lezioni delle attività esercitative che lo studente abbia la possibilità di fare in autonomia e poi a cui poi segue diciamo una discussione, un debriefing con l'insegnante oppure con gli altri studenti. Quindi l'aspetto più importante è che si dovrebbe passare da una progettazione, diciamo, macro, fatta sul quadrimestre, a una progettazione di livello micro, che è fatta sulle singole unità didattiche, che siano esse le singole lezioni oppure dei gruppi di lezioni. A questo proposito, il modello EAS, episodi di apprendimento situato, è un buon modello di riferimento e in generale quando si progetta una didattica di questo tipo, pensare al modello della flipped classroom in cui il docente ha il compito di fornire delle attività e degli spunti e un'esercitazione e poi correggere le misconception, gli errori attraverso una fase debriefing, diciamo, questa è una modalità che in generale è più efficace che non ovviamente una lezione frontale. E per fare questo, ovviamente, bisogna fare una progettazione in dettaglio. Naturalmente, nel contesto in cui ci troviamo, noi in questo momento non è facile fare una progettazione in dettaglio perché non abbiamo avuto il tempo di fare una progettazione. Siamo stati da un giorno all'altro catapultati in questa situazione, dovendo cercare di e costruire una didattica che era diversa da quella abituale. Non di meno, alcuni sforzi possono essere fatti. Che cosa in questa situazione particolare? Che cosa è possibile fare? Beh, in primo luogo il tema della microprogettazione rimane, anche se ovviamente i tempi possono essere critici. Però, diciamo, come avrà compreso qualunque collega che si sia impegnato nel fare una didattica online con i suoi studenti da un giorno all'altro, avrà scoperto che per essere efficace il tempo dedicato alla progettazione di ciascuna singola lezione aumenta inevitabilmente. Si tratta di preparare dei contenuti, spesso utilizzando dei software, ovviamente, contenuti digitali perché devono essere trasmessi ai propri studenti, e poi in qualche modo fare sì che gli studenti possano ricevere questi contenuti e quindi lavorare anche con le piattaforme. Quindi lo studente, il docente si trova a dover fare una progettazione che da un lato si appoggia sui software che può utilizzare, da quelli più semplici come Word, PowerPoint, a quelli diciamo più complessi come i software che consentono di fare editing video oppure addirittura di produrre contenuti interattivi. E poi tutti questi contenuti vanno pubblicati sulle piattaforme che non sempre sono scelte dallo studente, molto spesso sono scelte dalla scuola anche sulla base delle proprie disponibilità. Diciamo subito che bisogna progettare questi contenuti pensando alla reale possibilità poi di interazione con il docente. Quindi progettare dei contenuti, realizzare dei contenuti che richiedano un'intensa interazione con il docente per comprendere l'attività didattica che lo studente deve fare può rendere complesso il processo, perché poi bisogna anche diciamo tenere in considerazione la reale possibilità di interazione con il docente che la classe può avere, tenuto conto del fatto che il docente non ha probabilmente più lo stesso diciamo la stessa copertura oraria che aveva prima in compresenza con gli studenti. E quindi diciamo è importante valutare il livello di interazione, quindi costruire possibilmente dei contenuti che
siano abbastanza autoesplicativi e diano la possibilità agli studenti, magari aiutati dai familiari, e questo è un altro elemento da tenere in considerazione, di capire qual è l'attività, quindi contenuti autoesplicativi e autoconsistenti, ossia che lo studente possa utilizzare senza diciamo, essere costretto ad attendere un'interazione con il docente che potrebbe, nel caso di classi numerose, anche essere complicata e magari bloccare il lavoro. È importante, quando si fa questo tipo di progettazione, una chiara definizione di dettaglio degli obiettivi di apprendimento, della singola unità didattica, quindi non dell'intero corso, ma di ciascuna singola unità didattica, in modo che questi obiettivi, il che cosa si deve apprendere, sia chiaro, il più possibile chiaro agli studenti. E ovviamente non è soltanto il singolo obiettivo di apprendimento, ma anche la sua collocazione all'interno della struttura del percorso didattico, quindi come le singole unità didattiche si collegano tra di loro. Spesso può essere utile fornire, ad esempio, una tavola sinottica che raccolga tutte le attività che saranno proposte. Naturalmente questo dipende anche dal tempo che si ha a disposizione e dall'ampiezza del lavoro che si riesce a fare. Un tema di interesse è sicuramente quello di riferirsi a risorse esterne. È sicuramente un vantaggio perché, soprattutto in una situazione critica come questa, accedere a risorse esterne, come video, documenti e contenuti da leggere, può essere utile, può essere interessante. Non di meno occorre fare attenzione ai vantaggi e agli svantaggi. Mentre da un lato può essere utile avere dei contenuti già pronti, uno svantaggio potrebbe essere costituito dal fatto che il controllo che il docente può avere su questi contenuti è limitato. Alcuni video, ad esempio, potrebbero non essere più disponibili dopo un certo periodo di tempo, quindi va soppesata questa opportunità di fare riferimento a risorse esterne anche rispetto ai tempi. Se si fa un corso che, diciamo, se si predispongono dei contenuti didattici che attingono pesantemente a risorse esterne, si deve tenere in considerazione il fatto che magari quei contenuti progettati potrebbero essere non facilmente riutilizzabili nel futuro. E quindi magari potrebbero costringere il docente a rivedere periodicamente i singoli contenuti. Quindi un approccio che porta un vantaggio nell'immediato e che può essere dettato anche dall'emergenza e dall'esigenza di realizzare contenuti in tempi molto brevi, che però rischia di rendere poi meno sostenibile il contenuto nel caso lo si volesse utilizzare in futuro, oppure nel caso lo si voglia utilizzare con più classi diverse in tempi diversi. Nella progettazione, soprattutto in questa situazione particolare, occorre prestare attenzione al fatto che i tempi cambiano. Il tempo della scuola, che era scandito dall'ingresso a scuola, dalle ore passate a scuola, non c'è più. E quindi il tempo è diventato necessariamente il tempo della famiglia, che molto spesso presenta delle criticità con i genitori che possono essere occupati nelle loro attività lavorative e i figli che possono essere più di uno impegnati su più scuole. Quindi, tenere conto anche dei tempi della famiglia nella progettazione, tenendo conto che questi tempi potrebbero non essere uguali per tutti gli allievi. Proprio per questo è importante definire a priori e valutare quale sia un equilibrio tra il tempo sincrono, ossia la videolezione, quella che è rigida e vincolante perché avviene in un momento specifico e si richiede agli studenti di essere presenti, con la possibilità eventualmente di registrarla, ma questo ovviamente compromette la possibilità di interazione, e invece il tempo asincrono, ossia quello in cui viene chiesto agli studenti di fare qualche cosa, ma in cui gli studenti possono scegliere il momento in cui dedicarsi a questa attività.
E queste sono le attività, i compiti, ma anche le chat o le mail, che ciascuno studente può decidere di scrivere quando ritiene. Il tempo asincrono è più flessibile, perché ovviamente può essere, diciamo, inserito all'interno del trend familiare, ma di solito necessita di un maggiore livello di impegno e ovviamente non ha un livello di interazione. Ci sono ovviamente vantaggi e svantaggi in tutti e due i tipi di attività, sia quelle sincrone che quelle asincrone. Trovare un equilibrio non è facile, la soluzione probabilmente migliore è quella di prepararsi in fase di progettazione a variare l'equilibrio tra tempo sincrono e tempo asincrono, anche sulla base dei feedback che si ricevono dagli studenti e dalle famiglie. Se diciamo i momenti sincroni non hanno difficoltà a essere seguiti, probabilmente ci si può appoggiare di più a momenti asincroni, magari lasciando sul sincrono la possibilità, dedicando il tempo sincrono alla discussione e alla correzione collettiva dei lavori, che magari può essere più utile. Ovviamente questo dipende anche dall'età degli studenti, dalla fascia in cui ci si trova a lavorare. E occorre anche prestare attenzione al fatto che il tempo asincrono è vero che è asincrono, ma non è infinito, quindi bisogna considerare, tenere in considerazione anche il carico di lavoro, come si fa normalmente con i compiti, ma in questo caso diventa ancora più importante dosare. Ripeto, probabilmente l'elemento più importante è quello di prepararsi già in fase di progettazione ad avere diverse soluzioni che possono essere scalate a seconda del feedback che si riceve. E quindi, diciamo, conservare degli spazi di personalizzazione e di adattamento alle situazioni personali. Il livello di personalizzazione e di adattamento è ovviamente più semplice con le attività asincrone, che non richiedono agli studenti di dedicare tutti lo stesso tempo nello stesso momento. E quindi le attività asincrone si prestano di più a una progettazione flessibile. Progettazione flessibile e personalizzazione che potrebbe essere raggiunta, ad esempio, proponendo anche attività, diciamo, attività che sono in qualche modo obbligatorie per gli studenti, attività che invece magari possono essere a scelta e possono aiutare gli studenti ad avere la possibilità magari di approfondire oppure di fare più esercizi in determinati ambiti in cui magari hanno dei punti di debolezza. Quindi cercare di rendere flessibile la propria progettazione attraverso un certo grado di personalizzazione è uno strumento che ci consente di provare ad adattarci anche a situazioni familiari che possono essere molto diverse, con genitori più o meno presenti, con fratelli e sorelle più o meno presenti, con diverse esigenze. È importante, soprattutto in questo momento, considerare anche i tempi della socialità per gli studenti. Necessariamente la socialità in classe non è più possibile, quindi in qualche modo prepararsi a considerare il fatto che possa esistere una socialità che può essere mediata dagli strumenti scolastici oppure anche non mediata dagli strumenti scolastici. Ignorarla però può essere deleterio perché, gli studenti potrebbero viverla anche diciamo, durante i momenti di attività sincrona, quindi potrebbe essere interessante provare a suggerire agli studenti come gestire i propri tempi, anche in questo caso, magari facendo diciamo, dei momenti di incontro che siano separati dai momenti di studio. Questo ovviamente è più importante per gli studenti più giovani. Quindi penso alla primaria, alla secondaria di primo grado, mentre invece l'autonomia di organizzazione degli studenti più grandi diciamo, richiede meno collaborazione da parte dei docenti o magari neanche la vuole,
e delle famiglie sulla propria socialità. Mentre è importante mantenere la collegialità per i docenti, la collegialità con i colleghi è un aspetto che non deve essere perso perché la scuola funziona con una logica collegiale e quindi è importante fare uno sforzo da parte della scuola, da parte dei docenti, anche per mantenere questo livello di collegialità, che in realtà potrebbe essere anche agevolato dagli strumenti di comunicazione elettronici. È anche importante, ovviamente, esattamente come nella scuola in presenza, prestare attenzione all'integrazione dei tempi tra docenti e discipline, perché sicuramente diciamo, nella scuola in presenza questa integrazione diventa più o meno naturale attraverso l'orario e nel momento in cui una corretta progettazione porta a una rarefazione dei momenti sincroni, quindi dell'orario vero e proprio, diventa importante dosare, avere un qualche livello di organizzazione che consenta di dosare anche i tempi asincroni per evitare che gli studenti abbiano dei momenti in cui hanno un livello di impegno non sostenibile di attività da svolgere a casa in autonomia e magari momenti in cui tutti gli studenti hanno invece un livello molto basso e quindi cercare magari di distribuire queste attività tenendo conto del fatto che una buona progettazione dovrebbe portarci a dosare il tempo sincrono e asincrono, come dicevamo prima. Quindi questi sono alcuni elementi importanti riguardo al tema dei tempi. Un punto importante della progettazione sono le tecnologie che gli studenti e i docenti si trovano a utilizzare. È importante in primo luogo prendere in considerazione il digital divide tecnologico e culturale, cioè ciascun insegnante dovrebbe, ciascuna scuola, in primo luogo ciascun insegnante in particolare, dovrebbe avere un quadro più chiaro possibile delle capacità e delle disponibilità in questo tema degli studenti. Non parlo soltanto di un problema tecnologico, ma anche di un problema culturale, di una capacità culturale di usare gli strumenti digitali, che non è uniforme e purtroppo risente ancora moltissimo di molti aspetti. Dal punto di vista tecnologico, sicuramente la distribuzione territoriale, che è molto diversa nel nostro paese, in alcuni casi vede proprio un problema anche reale di accessibilità e poi culturale che risente diciamo, delle estrazioni socio-economiche dei nostri studenti. È importante per gestire questa situazione nella fase di progettazione, ripeto, cercare di prevedere delle soluzioni tecniche alternative per gestire gli imprevisti tecnici o la debolezza nelle competenze, perché molti, diciamo, progettare pensando di utilizzare una determinata piattaforma, determinate soluzioni tecnologiche e non pensare a soluzioni più semplici per poter scalare in caso di problemi, potrebbe portarci a diciamo, bloccare l'attività didattica alla ricerca di soluzioni più semplici. Quindi è importante cercare di sfruttare le tecnologie che vengono messe a disposizione, spesso le scuole diciamo, stanno mettendo a disposizione soluzioni tecnologiche, piattaforme, che sia quella di Google, quella di Microsoft, su cui non vorrei entrare perché il discorso sarebbe veramente molto lungo, ma in fase di progettazione è importante prevedere, mettersi nella condizione di avere dei contenuti didattici, delle attività che possono essere, diciamo, fatte, realizzate, che non vengano del tutto compromesse. Se queste piattaforme poi in realtà presentano dei problemi nell'utilizzo da parte di studenti e di famiglie. E penso ad esempio anche semplicemente a tenere in considerazione di avere dei contenuti che possono magari essere anche condivisi via mail o addirittura in casi, diciamo, di emergenza attraverso le chat come WhatsApp. Può essere una soluzione non ottimale, ma che consente di non rompere, di non chiudere la comunicazione, che è un aspetto importante.
Dall'altra parte c'è però il rischio della proliferazione di tecnologie. Se da un lato è importante cercare di avere un piano B nel caso qualcosa andasse storto dal punto di vista tecnico o delle competenze, è anche importante cercare di evitare di avere troppe tecnologie diverse, perché questo rende complicato per gli studenti e per i docenti portare avanti la propria attività didattica e può rendere eccessivamente dispersiva la stessa, quindi con il rischio di perdere quella continuità e quella, diciamo, quel filo rosso della didattica, quella struttura del percorso didattico che dicevamo prima è invece importante mantenere. Quindi attenzione a no, cioè importante avere un piano B. Attenzione a non utilizzare troppe piattaforme, anche se magari ciascuna ha degli elementi importanti e utili, e forse diciamo importante fare delle scelte a priori e poi cercare di mantenerle, anche sulla base delle competenze del docente, naturalmente, perché avere a che fare con tecnologie troppo complesse può essere o che non si riescono a controllare anche dal punto di vista degli accessi da parte degli studenti, può essere deleterio per la didattica. Ricordiamoci che le soluzioni per la produzione e la fruizione dei contenuti possono essere diverse. È importante che la produzione dei contenuti sia sostenibile da parte dei docenti, soprattutto. E quindi è utile utilizzare, diciamo, soprattutto in una situazione come la presente, in cui è difficile provare a, in tempi molto brevi, adottare soluzioni complesse, è importante che i docenti cercano di utilizzare le soluzioni che conoscono, anche di base, anche più semplici, ma che consentano comunque di ottenere dei risultati. Per la fruizione e la distribuzione dei contenuti, spesso le indicazioni possono venire dalle scuole, ma diciamo in questo caso invece il focus dovrebbe essere più sugli studenti e sulle famiglie che devono essere in grado di utilizzare questi strumenti. Anche in questo caso strumenti potenti e molto complessi possono creare dei problemi e è importante nella fase di progettazione, come dicevo, valutare bene la complessità anche di utilizzo, sia dal lato del docente per produrre i contenuti, sia dal lato dello studente per fruirli, per utilizzarli e per dare dei feedback naturalmente. L'ultimo punto relativo alla progettazione che volevo toccare in questo nostro breve incontro era proprio il rapporto con le competenze. È stato pubblicato a dicembre 2019 un interessante rapporto Istat che si chiama Cittadini e ICT, che potete trovare sul sito Istat. Diciamo, questo rapporto ci dice delle cose interessanti. Prima di tutto, questo rapporto è costruito sulle competenze digitali, diciamo, definite da Europass, quindi a livello europeo, e che sono più o meno, che consentono delle comparazioni, a livello, ovviamente del nostro paese con gli altri paesi. Ma è interessante, soprattutto perché rappresentano un po' un benchmark, un po' un punto di riferimento. Allora, quali sono le competenze digitali? L'elaborazione, la prima è quella, sono le competenze legate all'elaborazione delle informazioni, quindi riuscire a elaborare delle informazioni in digitale. La seconda è quella legata alla comunicazione, quindi la capacità di usare mail, chat, in comunicazioni interpersonali. Un ulteriore livello è quello rappresentato dalla creazione dei contenuti. Quindi la capacità di creare dei contenuti digitali, quindi la competenza, come dicevamo prima, dei docenti di poter creare dei contenuti utilizzando degli strumenti digitali, che può andare da quelli più semplici, Word e PowerPoint, a quelli più complicati, strumenti di editing video o anche strumenti di costruzione di contenuti interattivi. Un ulteriore livello è quello della sicurezza, quindi la capacità di evitare le minacce
diciamo, digitali, e quindi in primo luogo ovviamente tutelare i dati personali, evitare i virus informatici, ma anche essere in grado di proteggere la propria postazione magari da accessi indesiderati. Quindi questo è il livello della competenza sulla sicurezza informatica. E quindi un livello un po' più alto della competenza è quello del problem solving, ossia risolvere i problemi che si presentano. Tutti noi, quando abbiamo iniziato ad utilizzare dispositivi digitali, ci siamo immediatamente posti il problema di come risolvere i problemi che questi sistemi possono dare. Ovviamente questo è un momento in cui la competenza di risoluzione dei problemi sicuramente avrà un'impennata. La cosa interessante che ci dice il nostro report, che vi suggerisco, cui suggerisco di dare un'occhiata perché è importante per la progettazione, perché ci dice che una buona percentuale dei nostri studenti da 16-19 anni hanno una competenza alta per quasi il 40%, una competenza di base per almeno il 30%, quindi circa il 70% dei nostri studenti dai 16 anni in su potrebbero avere una competenza base o alta. Dai 20 ai 24 anni il livello sale ancora, e mentre invece nella fascia della popolazione più alta, quindi i genitori, anche gli insegnanti, il livello delle competenze alte scende. Scende progressivamente, per assestarsi tra i 65 e i 74 anni, una competenza alta solo per il 10% della popolazione. Quindi, il dato positivo è che nel nostro paese gli studenti più giovani, quindi i nostri ragazzi, hanno una competenza per il 70% almeno base. Il dato forse un po' meno positivo è che è probabile, è possibile aspettarsi che le famiglie e gli insegnanti abbiano invece una competenza che non è così buona e che arriva in alcuni casi al 60%, ma anche al poco oltre il 50%. Quindi questo è sicuramente uno dei problemi. E nella progettazione è importante tenere conto del tema delle competenze. Dicevamo, le competenze digitali non sono soltanto competenze tecniche, ma anche la digital literacy, ossia la capacità di valutare criticamente i contenuti digitali. E, ad esempio, non prendere per scontato qualunque cosa si legga su internet, saper valutare le fonti, sapere che differenza c'è tra qualcosa scritto su Facebook e qualche cosa scritto sul sito di un quotidiano, oppure fare una ricerca da fonti attendibili, e non soltanto su Wikipedia. Tutti questi sono aspetti legati alla digital literacy, fino alla capacità di produrre dei contenuti. Anche questo è un elemento della digital literacy. E la propria efficacia è ovviamente legata alle competenze. In fase di progettazione è importante fare una valutazione delle competenze con alcuni focus. Il focus sul docente. Per il docente sono importanti le competenze di produzione dei contenuti, come abbiamo detto, di gestione delle piattaforme, di didattica online e la capacità di impostare un'attività collegiale online con i propri colleghi. Per gli studenti sono importanti le competenze di fruizione dei contenuti, quindi di accesso alle piattaforme, di comunicazione e di socialità online, nonché ovviamente la produzione dei contenuti per quanto riguarda lo svolgimento dei compiti. Per le famiglie sarebbero importanti delle competenze legate alla fruizione dei contenuti, alla comunicazione e al tutoring. Sarebbe importante, soprattutto sulla base del feedback che tutti noi riceviamo dai nostri studenti, provare nella fase di progettazione della nostra didattica a immaginare anche degli spazi dedicati allo sviluppo delle competenze digitali,
che possono essere dedicati non solo agli studenti, ma anche, soprattutto in questo momento complicato e un po' eccezionale, anche alle famiglie. È importante aiutare le famiglie che hanno più difficoltà a utilizzare gli strumenti digitali, perché in questo momento la mancanza di competenze digitali può essere un elemento di esclusione molto, molto concreto. Grazie per avermi ascoltato e arrivederci.